Buongiorno, questo video che è intitolato Piccolo Grande Sfogo sui gap ha proprio lo scopo di essere uno sfogo piccolo e nello stesso tempo grande. Ho utilizzato questo ossimoro, questa figura retorica, proprio perché chi mi conosce e mi segue da anni sa che sono un convinto assertore della teoria e dei gap. Uso spesso, sia nei miei articoli che nei miei collegamenti televisivi, l'espressione convinto assertore, forse una formula anche abbastanza desueta di esprimermi, ma proprio per sottolineare quella che secondo me è l'importanza dei gap e l'importanza di questo particolare pattern di prezzo. Ovviamente tutti voi, chi mi ascolta, trader, investitori, conoscono perfettamente i gap e li individuano anche correttamente, sapendo bene che l'apertura, nel caso di gap up, deve essere superiore al massimo del giorno precedente, come del resto nel caso invece di gap down, l'apertura deve essere inferiore a quella del minimo del giorno precedente. Quindi ci deve essere uno spazio, un vuoto all'interno di un grafico con time frame daily tra appunto il massimo e il minimo della giornata precedente e l'apertura della giornata odierna e della giornata in corso, riuscendo bene a distinguere invece da quello che è il gap, ossia invece semplicemente una distanza fra l'apertura del giorno odierno e la chiusura della giornata precedente, ma un'apertura che comunque è compresa all'interno tra il massimo e il minimo della giornata precedente. Sebbene tutti la conoscono, tutti coloro che hanno letto libri di analisi tecnica ben conoscono e ben riescono a distinguere il gap dal lep e ne conoscono l'importanza, in realtà molti la considerano sempre questa parte in modo, a mio parere, troppo superficiali. E anche quando viene tranquillamente osservata e individuata nel modo più corretto, poi in realtà anche nell'operatività intraday si tende quasi a dimenticarla proprio perché in realtà ci si concentra su quello che è il movimento direzionale nei minuti successivi o nelle ore successive, una giornata in corso, trend che spesso può non solo essere intraday, ma addirittura multiday, dato che il gap up o gap down molto spesso non vengono chiusi subito nel corso della stessa giornata, ma possono essere definiti, tra virgolette, di continuazione e dare origine a dei movimenti esplosivi, quindi dei trend anche multi-day possono durare alcuni giorni, a volte alcune settimane, a volte alcuni mesi e portare le quotazioni addirittura a livelli molto lontani rispetto a quelli che hanno generato lo stesso gap. Eppure la teoria dei gap di base dice che prima o poi questi spazi devono essere chiusi. Sul prima o poi si apre una grossa parentesi, come ho detto prima, già anticipato, possono essere chiusi già il giorno stesso, oppure possono essere chiusi il giorno successivo, possono passare 2 giorni, può passare una settimana, possono passare 2 settimane, può passare un mese, a volte possono passare anche 6 mesi. E, però noto che nell'ambito dell'operatività spesso vengono molto più osservati, considerati quelli che sono i gap down, quindi mercato che apre a ribasso e a trend ribassista, perché si ha la convinzione che prima o poi il mercato risalga e vada a coprire quei gap. Mentre invece quando abbiamo un gap up, poi il mercato sale, 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 la psicologia, un po' il comportamento classico, tradizionale del risparmiatore o dell'investitore, o anche molto spesso dei trader, anche stessi intraday, che sono fondamentalmente long only, cioè vanno sempre long, che hanno comunque difficoltà ad andare short, ecco che tendono molto spesso, ripeto, a dimenticarsi del gap up in passato. È avvenuto in passato e quindi dicono ormai siamo andati, siamo saliti, siamo talmente in alto che è difficile pensare che il mercato torni così in basso da andare a chiudere quel gap e tendono quindi a dimenticarselo.
Ecco perché il mio sfogo è perché spesso in tutte quelle che sono state le mie analisi, scritte nei vari siti internet, newsletter o interviste sui vari siti internet, Trade Online, il mio sito internet, newsletter di ETF o anche nei collegamenti televisivi che spesso faccio sia su Classe CNBC che su Borsa in diretta TV, quando trovo un gap, soprattutto un gap up, quindi vuol dire che le quotazioni sono molto sopra dei gap che purtroppo devono essere chiusi con una discesa dei mercati, io sempre lo faccio notare, sempre lo ricordo e quindi sono sempre piuttosto prudente su eventuali rally a rialzo, tenendo presente che il mercato può sempre invertire perché se rimangono aperti dei gap, questi prima o poi vengono chiusi. Per questo motivo spesso ricevo anche newsletter o critiche, non dico di essere deriso, ma sicuramente vengo spesso considerato contrario, no? Oppure insomma, anche criticato per queste analisi. Qualcuno addirittura un po' scherzosamente dice che sono fissato con questi gap, eppure non dico io, perché non è merito mio, però gli stessi gap alla fine, con la teoria dei gap che io difendo strenuamente, mi hanno sempre dato assolutamente ragione. Non dico che vengono chiusi nel 100% dei casi, ma abbiamo performance, diciamo, o statistiche che sono molto, molto vicini a questa percentuale. E qui di fronte abbiamo il grafico daily del Future FTSE MIB, ad esempio. Quest'anno 2016, ma anche parlo già dal 2015, sulla fine del 2015, abbiamo avuto moltissimi gap. Ovviamente c'è stata molta volatilità in questi ultimi mesi e ovviamente il nostro FTSE MIB è quello maggiormente soggetto ai gap, proprio perché avendo un orario di negoziazione più ridotto rispetto allo stesso DAX o addirittura all'America, e ovviamente risente appunto dell'orario continuato dei mercati che vanno quasi per 24 ore di fila. È chiaro che alla mattina solitamente ci si collega e il mercato inizia alle ore 9 con dei gap o a rialzo e a ribasso. Quando la volatilità è particolarmente alta su tutti i mercati, è chiaro che anche sul nostro feed la volatilità aumenta e anche il numero dei gap aumenta. Andando indietro non di molto, ma allo scorso ottobre, e considerando in modo particolare, come ho detto prima, i gap up, cioè quelli che poi ti devono far tornare indietro il mercato, ti fanno andare a tornare indietro nel senso del ribasso il mercato, rispetto ai gap up che invece vengono sempre considerati e visti come positivi, in realtà già a ottobre abbiamo avuto un importante gap che si è creato tra il 2 e il 5 ottobre sul 20.525. Questo è un primo gap che il mercato ha salito, ha raggiunto addirittura il 22.750 e anche oltre, si pensava potesse andare a 23.000 e poi è ritracciato e addirittura non ha neppure col grosso ritracciamento, questa candela rossa, andando a cercare di testare un'inversione di tendenza col superamento a ribasso, la violazione a ribasso del super trend. Comunque, anche qui si è avvicinato molto, ma non ha chiuso il 21.525 del gap up, è rimasto aperto. Poi il mercato è risalito, addirittura facendo un altro gap up a rialzo, dando ancora la possibilità, dice, non è salito la prima volta, se era la seconda volta, un'altra volta faccio invece un doppio massimo e poi il mercato è ridisceso. E non solo ha chiuso questo gap che si era formato in novembre, esattamente tra il 16 e 17 novembre, tra il 21.900, ma è andato poi anche definitivamente a chiudere l'altro gap del 21.525, scendendo ancora. E poi è risalito, ha fatto altri gap, è stato chiuso, è risalito, ha fatto un altro gap e invece down sul 21.400, il mercato è ridisceso.
E proseguendo, tutti questi tipi di gap, e mi riferisco, mi voglio concentrare l'attenzione sul gap APA, quindi quelli che sono ribassisti, poi si sono realizzati e verificati anche nel corso del 2016, il più importante dei quali, l'ultimo dei quali, il più grave sotto certi aspetti, dei quali si è verificato proprio a metà febbraio, tra il 12 e il 13 febbraio, con il livello di gap che si è formato a quota 16.510 tra il 12 e il 13 febbraio. Il mercato è salito e ridisceso, nonostante si sia molto avvicinato il gap, se non sbaglio è arrivato al 570, ma non ha coperto, non ha ritoccato il 510 iniziale, e poi ha continuato a salire fino ad andare a superare il 19.000 in un rally che ha, fortunatamente per tutti coloro che avevano sito a fondi comuni, a rimangiarsi, a recuperare tutte le grosse perdite realizzate nel drammatico mese di gennaio e drammatico inizio del mese di febbraio. Ricordo benissimo, soprattutto c'era un gap anche prima, un gap realizzato non solo tra il 12 e il 13 febbraio, però un altro piccolo gap tra il 25 e il 26 di febbraio a 27.200. Ricordo che proprio in questa giornata, la giornata in cui si è formato il gap, era il 26 di febbraio, ho fatto un collegamento con Class CNBC, dove si parlava del mercato che stava per rimbalzare, di un mercato che stava risalendo, di un mercato che aveva la forza per salire, di un mercato che era in congestione, ma che stava rompendo la congestione verso il rialzo. Io incitavo alla prudenza perché non solo quella stessa giornata si era formato un gap a rialzo, un gap up, e quindi un gap da chiudere di 7.200, ma c'era ancora 16.510 da andare a chiudere. La mia previsione tempistica non è stata azzeccata con il timing giusto, d'altro canto il mercato è salito, ha rotto addirittura il super trend, ha fatto il suo normale tradizionale perfetto pullback, ha continuato a salire, addirittura ha rotto una importante soglia psicologica di 19.000 fino a toccare, se non sbaglio, un massimo a 19.250 il 14 marzo. Tra l'altro, giornata in cui ho fatto un altro collegamento televisivo con Borsa in diretta TV, a cura di Brown Editori, proprio in quella giornata tutti erano entusiasti, diciamo proprio euforici sul fatto che il mercato aveva rotto questa resistenza e stava salendo. Io dissi: sì, stiamo salendo molto, tutta euforia, però abbiamo ancora due gap aperti, uno a 17.200 e uno a 16.200. Questi collegamenti televisivi sono pubblicate sul mio sito, si possono anche andare a vedere. Io stesso dissi: certo, dire adesso con il FIBA 19.000 che abbiamo un gap aperto a 16.510 e che prima o poi ci dobbiamo tornare, potrei sembrare un pazzo nel dirlo. Dirlo adesso è strano, potrei essere deriso o non essere considerato o essere preso in giro, lo ammisi tranquillamente, però ammisi anche tranquillamente che io ero continuamente convinto appunto della teoria dei gap e della sua chiusura. Quindi direi, io stesso, rigido in quelle che sono le mie regole, vedevo che il mercato stava andando da un'altra parte, però questo non mi esulava dal dire che appunto il gap c'era e dovevo tenerne presente, quindi invitavo comunque alla prudenza, sebbene lo stesso commentatore, intervistatore televisivo dice: ma tra tutti quelli che intervisto sei l'unico che dice questa cosa, mi stai andando un po' controcorrente e mi sembra strano, insomma, mi fece passare quasi un mezzo deficiente.
realtà poi da allora il mercato è sempre sceso, e poi per carità creando anche degli altri gap, quello che volete, è sceso, super trend, quello che volete, e insomma, volente o nolente, proprio nella giornata di ieri, siamo arrivati non solo a chiudere il primo gap del 17.002, ma anche a chiudere il gap dell'unico e ultimo gap rimasto aperto sul nostro FTSE MIB a 16.510, scusate, andando anche leggermente sotto. Quindi tutti i gap up sono stati chiusi, se non altro, quindi questa conferma la teoria dei gap. Quindi il messaggio didattico che voglio dare, questo lungo discorso che sto facendo, è quello di dire: ragazzi, i gap ci sono, prima o poi vengono chiusi, quindi credeteci, anche quando sembra incredibile, anche quando sembra impossibile, anche quando con il nostro FIP siamo 2500 punti dall'altra parte, sopra, qui. Credeteci anche quando dobbiamo scendere, non credeteci solo quando dobbiamo salire, ma anche quando c'è da scendere. E credeteci perché valgono, valgono e sono validi. Non dico al 100% perché non ho fatto statistiche, anzi, sarà il mio obiettivo nei prossimi articoli, ma probabilmente anche in un libro che sto già scrivendo, andare a fare delle statistiche vere e proprie su tutti i gap che si sono verificati, realizzati, gap up e gap down negli ultimi 10, 15 o 20 anni, vedere quante volte sono stati chiusi, quindi non posso dire 100%, anche se la percezione è più o meno quella, ma sarebbe anche 95%, crediamoci. Quindi ecco perché piccolo grande sfogo, perché spesso sono stato deriso anche da alcuni giornalisti, anche presi in giro, dicendo: ma mi racconti tutte le volte la storia di questo gap, ma se siamo 2000-3000 punti sopra, è inutile che me lo scrivi perché ci credo poco, e ci credici perché prima o poi arrivano. E quindi questo, mi sono tolto questo piccolo sassolino dalla scarpa. Dal punto di vista operativo, invece, quindi messaggio anche previsionale, è che ci siamo tolti tutti i gap up che avevamo. Nel senso che non abbiamo più nessun punto di riferimento a ribasso, non abbiamo più gap sotto questo livello del 16.500, quindi non abbiamo più nessun gap da andare a chiudere sotto questo livello, e quindi a meno che il mercato non debba scendere per motivi suoi, la tecnicità dei gap non ci richiama a ribasso, ma anzi, al contrario, ci richiama questa volta a rialzo, perché abbiamo solo ed esclusivamente, e qui li cancello e li faccio vedere al contrario, solo dei gap a rialzo. Il primo e più importante è 17.110, che si è creato con questo ribasso tra il 4 e 5 aprile. E poi ne abbiamo altri ancora sopra che abbiamo visti, ma questi derivano ancora dal mese di gennaio, dal mese di dicembre. E quindi adesso il nostro scopo è assolutamente previsionale al rialzo, come del resto dovrebbero essere le borse, che proprio in una giornata di ieri giovedì 7 aprile, hanno toccato dei minimi che molto probabilmente sono importanti e che ci permettono comunque di tracciare ancora una trend line rialzista non particolarmente inclinata, ma forse anche per questo motivo più robusta, con tutta la calamita di poter andare a calamita dei gap che ci possono permettere di andare a coprire i gap up, gap down, scusate, i gap up si sono formati, quindi andare a coprire questi prezzi. Certo, prima dobbiamo tornare sul 17.900 dove ho il super trend, questo indicatore è il principe tra gli indicatori che utilizzo, molto valido e molto efficace anche sul grafico daily, e poi 18.000. Quindi quello che ho detto lo dovevo dire, dal punto di vista didattico, spiegato e confermato, dimostrato che la teoria dei gap è valida. Dal punto di vista prettamente personale, mi sono sfogato e preso qualche rivincita, e dal punto di vista invece previsionale e analitico, dico che non abbiamo più riferimenti dal punto di vista ribasso, per cui sono molto ottimista per quanto riguarda il mercato
italiano nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, compatibilmente con tutto il resto, compatibilmente con il DAX, che tutto sommato è messo nello stesso modo, e compatibilmente anche con l'America, che invece continua a essere forse eccessivamente alto. Se quello che è avvenuto in questi primi mesi del 2016 è andato un po' contro le previsioni fatte all'inizio dell'anno scorso, dove si diceva che l'America forse scenderà, ma sicuramente l'Europa dovrebbe sovraperformare, questo nei primi mesi non è avvenuto, anche perché talvolta quando tutti sono d'accordo sulla stessa cosa non avviene, non avviene, avviene il contrario. Beh, forse adesso che le cose sono state un po' più mescolate, le carte sono mescolate, c'è più confusione, c'è più incertezza, la correlazione tra i vari mercati è assolutamente scomparsa, ed è scomparsa, ve lo dico per esperienza, chi di voi lo sa, anche nell'intraday con barre a 5 minuti, voi vedete DAX, Standard & Poor's e FIB, uno fa una candela verde, uno fa la candela rossa, uno fa un doji, quindi vanno veramente ognuno per i cavoli suoi anche su un time frame a 5 minuti. Beh, forse è la volta buona che l'America mostri quella che probabilmente potrebbe essere la sua debolezza, anche in previsione di un aumento dei tassi di interesse lento e contenuto, come ha detto la Yellen, e invece finalmente una sovraperformance da parte dei mercati europei, italiani e periferici in primo caso, che purtroppo ancora sul livello 17.000 e comunque sotto i 18.000 sono veramente molto compressi e molto schiacciati al ribasso. E chiudo qui, il video è diventato anche troppo lungo, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Chiudo dicendo viva la teoria dei gap. Buongiorno a tutti.